Entella Pescara 2-2, il Pescara conserva l'imbattibilità esterna. Ci sono le novità nell'Entella perché fuori Cleur per squalifica, indisponibili Chiosa, Morra, Pavic e Pellizzer, Di Cosmo e Barlocco sono gli esterni bassi. Soprattutto 4-3-2-1, Schedetti e Capello alle spalle di Lescano. Nel Pescara stessa difesa c'è il rientro di Pompetti, la prima da titolare in campionato di Sorrentino, che sostituisce Di Gennaro squalificato, e poi davanti Clemenza e Dursi a supporto di De Marchi. Dal primo minuto torna anche in zita, pochi cambiamenti dunque rispetto all'ultima partita persa contro la Reggiana. Vediamo le prime fasi di questa partita con bravissimo Sorrentino, che esce con perfetta scelta di tempo sui piedi di Lescano, poi l'azione continua e il primo intervento della partita di Sorrentino, come diceva Pierpaolo Marchetti, ha dimostrato grande personalità. Non era facile rispondere presente in una partita comunque delicata. Grande opportunità a disposizione di Clemenza dopo un errore di Capello, altrettanto bravo l'estremo difensore dell'Entella Paroni, che sbarra la strada al fantasista biancazzurro, che forse ha perso l'attimo propizio per concludere prima, anche perché probabilmente disturbato dall'ex Andrea Paolucci, il calcio di punizione di Memusciai che non inquadra lo specchio della porta ligure. Siamo al 15° minuto, c'è questo attacco della formazione ligure. Siamo sempre all'altezza dei 16 metri dell'area di rigore biancazzurra. Il destro di Capello da buona posizione, la palla però termina distante dal palo della porta, difesa da Alessandro Sorrentino. Ricordiamo, classe 2002, prima presenza in campionato, era stato già protagonista in Coppa Italia contro il Grosseto, aveva anche parato un rigore a Moscati, attaccante della formazione toscana. Qui c'è il primo giallo combinato a Barlocco che sarà espulso all'88. Un altro fallo sempre ai danni di Zappella, tra poco lo vedremo. Minuto 25 nel corso del primo tempo, il gol del Pescara con De Marchi, imbeccato magistralmente da Cancellotti. De Marchi con il suo movimento crea più di un problema ai difensori dell'Entella, che si fermano forse per una presunta posizione offside di De Marchi, che probabilmente non c'è il controllo della sfera di De Marchi. Freddissimo in fila il portiere Paroni, pallone che appunto si insacca tra palo e portiere. 1-0 Pescara, questo è il secondo centro in campionato per Manuel De Marchi, che si era sboccato nella trasferta di Carrara. Poi il tentativo di Clemenza, facile preda il pallone del portiere Paroni, reagisce l'Entella nella parte finale del primo tempo, alza il baricentro, soprattutto il ritmo, grande lavoro di De Sena, probabilmente il migliore dell'Entella, palla in mezzo, serie di rimpalli, ci prova Barlocco e tutto solo Lescano non può fallire, faccia a faccia con Sorrentino il pareggio dell'Entella al minuto 37 del corso del primo tempo per Lescano. Facundo Lescano, italo argentino, classe 1996, il quarto gol in questo campionato. Guardate, forse c'è anche un fallo da rigore, perché insomma la spinta di ingrosso su Lescano mi sembra evidente, e poi un rimpallo favorevole sfruttato dallo stesso Lescano sulla prosecuzione dell'azione. Poi c'è un rimpallo invece favorevole di cui beneficia Barlocco, bravo Sorrentino, è stato decisivo in questa circostanza. L'azione però continua, sulla destra c'è questo tentativo, il pallone in mezzo e l'intervento risolutivo di ingrosso sul destro sempre di Facundo Lescano, bravo ingrosso in questa fase, nella fase finale del primo tempo, che salva porta e risultato. Siamo sempre sull'1-1. Il Lentella chiude in crescendo la prima frazione di gioco, perché alza il ritmo, alza soprattutto il baricentro. Il Pescara sembra in difficoltà. Siamo sempre nella prima frazione di gioco, proprio negli istanti finali. Qui c'è un contatto in area di rigore giudicato regolare dal direttore di gara, il signor Matteo Gualtieri di Asti. Le proteste da parte della squadra di Gennaro Volpe, eccolo qui il contatto tra Cancellotti e Capello. Qui invece siamo nel secondo tempo e ci sono già due occasioni proprio in avvio di ripresa per la formazione ligure. Intanto ci prova Capello, ma sulla traiettoria si fa trovare preparato il portiere Alessandro Sorrentino. Non era una conclusione difficile, poi un calcio d'angolo, il tentativo ancora da parte dell'attaccante
parte ligure degli attaccanti liguri, anzi no, si trattava di Coppolaro. Poi vediamo ancora il Pescara che prova ad agire di rimessa, c'è questo tentativo di De Marchi che si accentra e la palla termina di un soffio al lato a sinistra della porta difesa da Paroni. Stiamo per concludere la sintesi, Enrico, poi ti darò la linea. Vediamo il traversone sulla fascia, c'è questo ancora questo tentativo da parte dell'Entella con la squadra biancazzurra che si difende, c'è un giocatore che cade a terra all'altezza dell'area piccola, ma non ci sono affatto gli estremi del calcio di rigore. La Pescara soffre soprattutto tra le linee perché non c'è pressione come in questa circostanza. Guardate, Schedetti arma il destro, c'è la grande risposta da parte di Alessandro Sorrentino, di fatto un'azione che si ripeterà tra breve con il gol del vantaggio della formazione di casa. Ma intanto il Pescara reagisce con, vediamo, con Zita, il suo cross, il tentativo di testa di De Marchi che viene bloccato senza problemi, senza difficoltà dall'estremo difensore dell'Entella Andrea Paroni, e l'Entella poi si porterà in vantaggio. Siamo al minuto 62 nel corso di questa partita, vediamo lo scambio tra Capello, poi Lescano, palla indietro, non c'è pressione da parte dei centrocampisti del Pescara, manca il filtro, manca l'interdizione, gran destro di Schedetti sotto la traversa, imparabile per il portiere Alessandro Sorrentino. Dunque l'Entella ribalta la situazione nel secondo tempo con questo grandissimo gol di Schedetti al quinto sigillo contro il Pescara, 4 con l'Entella, 1 con la Cittadella nella stagione 2017-2018. Il Pescara reagisce, De Marchi la volée sul cross di Zappella, il miracolo di Paroni, il Pescara cresce a vista d'occhio nella parte finale di questa partita. Rivediamo l'occasione per De Marchi, una grande parata, non c'è dubbio, un riflesso prodigioso dall'estremo difensore ligure, poi ancora Pescara con Pompetti che lancia nello spazio De Marchi, riesce a mantenere il pallone vivo De Marchi, poi lo scarico ancora con Pompetti e guardate il gioiello del classe 2000, fa fuori due giocatori, vale a dire Di Cosmo e Paolucci, il suo scavetto a scavalcare proprio, a superare il portiere e Paroni, questo è un autentico capolavoro, il primo gol con la maglia del Pescara, il secondo tra i professionisti, lo scorso anno era andato a segno Pompetti nella sua esperienza a Cava dei Tirreni, chapeau per Marco Pompetti, classe 2000, 2-2, vediamo ancora le azioni finali di questa partita, ci prova ancora Capello, la palla termina distante dal palo sinistro della porta difesa da Sorrentino e poi ancora una grande opportunità per il Pescara con Bocic che è stato servito da Ferrari, entrambi sono entrati in corso d'opera, il suo destro apre il compasso, scheggia il palo sinistro della porta difesa da Paroni, siamo all'88esimo, c'è il secondo giallo combinato a Barlocco per questo fallo commesso ai danni di Zappella, dunque l'Entella chiude la partita in 10 uomini, saranno 4 minuti di recupero, entra in campo anche Galano, avevamo detto anche dell'ingresso in campo di Ferrari e Bocic che aveva sfiorato il bersaglio, o meglio il gol del 3-2, ci prova anche in grosso su punizione di Memuscia e la palla termina di pochissimo al lato e poi vediamo ancora Zita che perde palla pericolosamente in attacco, ma non c'è più tempo, non c'è più tempo, dopo 4 minuti di recupero e Entella Pescara 2-2, il Pescara conserva l'imbattibilità esterna.